Cardarelli, che caos, stop agli interventi. Manca la biancheria perché la ditta è in sciopero e l'ospedale si ferma. Sospesi gli interventi programmati, ma il disagio è rientrato in poche ore, assicura il direttore dell'ASL Verdoliva. Polemico De Luca, porterò le lenzuola da casa. Anziana uccisa in casa, due arresti a Napoli. Stefanina Fraiasso era stata ritrovata legata e senza vita nella sua abitazione a Gianturco. I carabinieri hanno fermato un rumeno e una donna accusati di omicidio. Il delitto a scopo di rapina, si cercano i complici. Universiadi, De Luca, sfida da vincere. Come Milano con l'Expo, Napoli rappresenterà l'Italia nel mondo grazie alle Universiadi. Così Vincenzo De Luca, che chiede massimo sforzo organizzativo per l'evento. E sui campi rom dice: Salvini fuori luogo, punire duramente chi ruba, ma dare anche un'occasione ai bambini più piccoli. Avellino al voto, il ritorno di De Mita. Campagna elettorale sempre più incandescente ad Avellino. Nel pomeriggio la conferenza stampa dell'ex presidente del Consiglio nel mirino Cipriano e Petracca. L'ex fedelissimo definito meschino e vigliacco. A Salerno 5 Stelle segnalano il rischio brogli. Scavi Pompei, Osanna confermato. Il ministro Bonisoli ha sciolto ogni riserva riconfermando il professore archeologo alla guida del parco archeologico più importante della Campania. Scelto anche il direttore del parco dell'Appia Antica. Strega è già febbre da finale. Con la vittoria sul campo del Cittadella, il Benevento ha ipotecato il passaggio alla finale playoff per la Serie A. Grande entusiasmo in città, continua la corsa ai biglietti per la sfida di sabato sera al Ciro Vigorito. Buonasera dal TG696. Manca la biancheria perché la ditta in sciopero e l'ospedale Cardarelli si ferma. Mattinata di passione per l'ospedale dove sono stati fermati gli interventi programmati, ma il disagio è rientrato in poche ore, così dice il direttore dell'ASL Ciro Verdoliva. Vediamo. Manca la biancheria, l'ospedale Cardarelli di Napoli si ferma, niente lenzuola e camici puliti, e così sono stati rinviati gli interventi programmati, mentre sono stati comunque garantiti gli interventi in urgenza. Tutta colpa dello sciopero dei lavoratori della ditta di lavanderia. Gli addetti hanno ripreso solo a metà mattinata a lavorare, ma l'ospedale ha comunque subito un deficit di biancheria e materiali puliti, come spiega il manager dell'ASL Ciro Verdoliva. È una situazione che stiamo governando fin da ieri pomeriggio con la collaborazione dei commissari prefettizi che gestiscono l'azienda American Laundry Ospedaliera S.p.A. A parte la prima ora di disagio, perché i tempi di consegna sono stati un pochino sforati rispetto al normale, riteniamo che non dovrebbero esserci problemi anche nella giornata di domani. E sul caso lenzuola che mancano al Cardarelli interviene ironico anche il governatore Vincenzo De Luca, intervistato a margine della conferenza stampa di presentazione delle ormai prossime Universiadi. Le porterò io da casa in dotazione, ha detto il numero uno di Palazzo Santa Lucia. Per i ricoverati pazienti in emergenza, dunque, nessun disservizio, come spiegano i vertici dell'azienda. La società fornitrice ha assicurato una fornitura di biancheria già ieri sera, per cui la tensione, il problema che ci eravamo posti è assolutamente rientrato, e ancora oggi, se non adesso, forse mi dicono che è in procinto di scaricare o stanno già scaricando le ultime quantità di biancheria necessarie a ripristinare le scorte di questo ospedale. Stiamo procedendo all'aggiudicazione della fornitura alla società che deve subentrare nei prossimi giorni, entro il primo di giugno, se non prima. Noi ci auguriamo che possa venire più presto, i tempi probabilmente saranno rispettati. Vandali allo stadio San Paolo, il sindaco De Magistris avverte: episodio gravissimo, questi teppisti vanno isolati, il vero tifoso difende la città e le sue strutture. Vediamo. Manca poco più di un mese all'inizio delle Universiadi e mentre si lavora a ritmo serrato su tutti gli impianti sportivi, proprio allo stadio San Paolo, che dovrà ospitare la grande cerimonia di apertura dei giochi, sono arrivati i vandali, presi di mira i bagni della curva e rubati i faretti dell'illuminazione, il che ha provocato anche un cortocircuito.
La preoccupazione cresce in vista di lavori più importanti come la sostituzione dei sediolini, ma si pensa ad un sistema di controllo più vasto per impedire altri episodi del genere. Dura la condanna del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris. Io mi auguro che si comprenda il lavoro straordinario che si sta facendo allo Stadio San Paolo, che si sta facendo grazie al fatto che Napoli, per la sua potenza in questo momento da ogni punto di vista, in questo caso soprattutto sportiva, ospiterà l'università. C'è uno sforzo enorme che si sta facendo. È come quando tu ristrutturi una scuola, l'affidi alla comunità scolastica. Si ristruttura bene uno stadio, lo si affida alla comunità di tifosi anche che vanno allo stadio. Quindi io mi auguro che il delinquente o il criminale o il vandalo di turno venga isolato, altrimenti poi racconteremo un domani di episodi spiacevoli e tristi all'interno della nostra. E anche questa è una sfida di maturità. Io lo dico sempre, si è tifosi non solo quando si esulta per la squadra, tifoso significa anche difendere la città, e nella difesa della città c'è anche la difesa dello stadio. A Napoli arrestate due persone per concorso nell'omicidio di Stefanina Fragliasso, la 76enne trovata morta nella sua abitazione di Gianturco. Alessandro Fallarino. Una rapina finita male al centro della morte di Stefanina Fragliasso, la pensionata di Napoli trovata morta nel letto della sua abitazione del quartiere Gianturco lo scorso 25 marzo. Concorso in omicidio e rapina, i reati contestati dal PM che coordina le indagini a carico di un cittadino rumeno e di una donna, sottoposti ora a fermo di polizia giudiziaria perché gravemente indiziati del colpo finito evidentemente male. I due non avrebbero materialmente ucciso la donna, ma hanno partecipato al colpo. Secondo l'accusa, la donna sarebbe riuscita ad abbattere le resistenze della Fragliasso, mentre il rumeno è entrato in campo come profondo conoscitore dello scassinamento delle cassaforti. Un omicidio a scopo di rapina, dunque, con al centro ancora alcuni lati oscuri e persone in via di identificazione. Il ritrovamento del corpo della donna era avvenuto al terzo piano di uno stabile di via Santa Lucia ai Filippini, alla periferia orientale di Napoli, nella zona di Gianturco. Una morte sembrata da subito sospetta, tanto da indurre i carabinieri del comando provinciale e del reparto operativo ad effettuare una serie di accertamenti e rilievi, che dopo alcune ore avevano disvelato che si trattava di un omicidio. Nelle ore successive al delitto, tutto il quartiere si era mobilitato con una fiaccolata in memoria della pensionata. Svolta nell'inchiesta della Procura di Napoli sul software spia che avrebbe infettato illegalmente i telefonini di ignari utenti e che avrebbe consentito di spiare numerosi atti, due persone arrestate. Vediamo. Svolta nelle indagini avviate con il rinvenimento alcuni mesi fa del software spia all'interno di un server delle procure di Benevento e di Napoli. All'alba di oggi sono scattati due arresti da parte dei ROS dei carabinieri. Alcune settimane fa vennero sequestrate delle aziende calabresi che avevano creato il software usato dalle procure di Mezza Italia per le intercettazioni, ma che aveva provocato delle clamorose falle sotto il profilo investigativo, consentendo di rilevare particolari di inchieste in corso e sembra anche di spiare alcuni cellulari di ignari cittadini. Agli arresti domiciliari sono finiti l'amministratore della società proprietaria del software Exodus e il tecnico dell'azienda. Al momento si indaga su circa 900 inoculazioni del software spia che sono ritenute autorizzate dalle procure italiane, mentre sotto i riflettori anche 250 casi di installazione del programma ritenuto non autorizzate. Sarebbero centinaia le inchieste che, sia pure solo virtualmente, potrebbero essere state violate dalla trasmissione di dati all'estero mediante la piattaforma informatica oggi finita sotto inchiesta da parte della Procura di Napoli, che aveva avviato l'inchiesta diretta dal procuratore capo Gianni Melillo e dall'aggiunto Vincenzo Piscitelli. Contestualmente agli arresti, in mattinata sono scattate anche una serie di perquisizioni in tutta Italia a carico di 5 società che si sono servite della piattaforma. Congelati anche i dati finiti in un cloud con sede fisica in Oregon, dove sarebbero finiti i contenuti delle indagini violate. Pizzo ai fiorai della zona del Mercato dei Fiori, arrestate 7 persone affiliate al clan dei Cesarano di Castellammare di Stabia. Secondo i PM sono accusati di estorsione ai danni di commercianti costretti a pagare ingenti somme di denaro. Vediamo.
L'operazione Mercato dei Fiori prende il nome proprio dalla zona in cui si consumavano estorsioni e violenze. L'inchiesta è stata condotta dai militari dei gruppi dei carabinieri e della Guardia di Finanza di Torre Annunziata, che oggi hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e ai domiciliari nei confronti di 7 persone ritenute responsabili a vario titolo di concorso in estorsione e lesioni personali con l'aggravante delle finalità mafiose e avvalendosi della forza di intimidazione del clan Cesarano. Le indagini della DDA sono nate nel 2014 in concomitanza con la scarcerazione del boss Luigi Di Martino, elemento apicale del clan. I commercianti dell'area Mercato dei Fiori, zona florovivaistica più importante del sud Italia, situata tra i comuni di Castellammare di Stabia e Pompei, consegnavano il 10 di ogni mese agli esattori del clan una somma di denaro. Gli operatori economici che non pagavano venivano violentemente picchiati. Nell'ambito dell'inchiesta sono stati ricostruiti rapporti d'amicizia tra gli affiliati del clan Cesarano e Pecoraro Renna. Oltre a imporre il racket nella sua forma tradizionale con i pagamenti a cadenza mensile, le indagini hanno dimostrato che gli indagati avevano creato la società Engie Service, un'azienda di intermediazione trasporti allo scopo di avere il monopolio delle spedizioni di fiori, bulbi e vasellame provenienti prevalentemente dai Paesi Bassi, con annesso scarico merci che veniva effettuato all'interno del Mercato dei Fiori. E le vittime dunque venivano obbligate ad avvalersi dell'azienda per effettuare il trasporto e lo scarico merci, subendo quindi un ulteriore aggravio delle spese. Come Milano con l'Expo, Napoli rappresenterà l'Italia nel mondo grazie alle Universiadi, così Vincenzo De Luca, che chiede il massimo sforzo organizzativo per l'evento. E sui campi Rom dice Salvini fuori luogo, punire duramente chi ruba, ma dare anche un'occasione ai bambini più piccoli. Vediamo il servizio. Una grande vetrina che lascerà in dote decine di impianti nuovi o ristrutturati alla regione e che segnerà l'immagine non solo di Napoli e della Campania, ma dell'Italia nel mondo. Così Vincenzo De Luca a proposito delle Universiadi che partiranno il prossimo 3 luglio. Abbiamo visto quello che è successo a Milano con Expo 2015. Dopo quell'evento la città di Milano ha decollato. Dobbiamo tentare di fare la stessa cosa a Napoli. È un grande investimento, ma è una grandissima occasione per promuovere l'immagine di Napoli e di tutta la Campania nel mondo intero. In quei 15 giorni Napoli rappresenterà nel mondo l'Italia intera e quindi dobbiamo dare una prova di grande efficienza, di grande rigore, di grande capacità organizzativa. Io sono molto fiducioso. Ovviamente dopo questo evento noi avremo in dote decine di impianti sportivi che abbiamo recuperato dopo decenni di abbandono. A margine dell'evento il governatore si è soffermato anche sulla vicenda dello sgombero dei campi Rom. Non possiamo tollerare che vi siano accampamenti Rom dai quali partono azioni delinquenziali, incendio di cumuli di rifiuti, furto di rame, furti negli appartamenti, furti nei tombini di Ghisa. Contemporaneamente dobbiamo avere umanità e civiltà. Cioè offrire la possibilità anche a bambini che accettano di frequentare le nostre scuole, a capi famiglia che accettano di integrarsi nelle comunità, di avere la possibilità di farlo come tutti i cittadini italiani. In ogni caso non mi pare che sia una materia sulla quale farsi una risata, con buona pace di Salvini. La famiglia De Mita contro la famiglia Petracca. Non ha salvato nemmeno l'amicizia. E Ciriaco rincara: non ci sto ad essere archiviato da lui. Ha tramato di nascosto per gli interessi al comune di Avellino. Vediamo. Noi non siamo in campo perché abbiamo rinunciato alla convenienza. I demitiani, i grandi assenti delle elezioni di Avellino, affollano il circolo della stampa e non risparmiano duri attacchi a Maurizio Petracca, reo di aver cambiato casacca e di aver sostenuto il PD e Luca Cipriano in queste amministrative. Prima ci va giù duro Giuseppe De Mita. Petracca ha dato prova di meschinità e vigliaccheria e non ha salvato nemmeno l'amicizia. Gli avevo proposto una conferenza stampa insieme per chiudere bene, ma ha declinato. Poi è la volta di Ciriaco, che mette nel mirino anche Cipriano. Qualche giorno fa leggo sul Mattino: Petracca archivia De Mita, ma De Mita io, non De Mita tu. E onestamente l'idea di essere archiviato non mi va. Fino all'ultimo mi ha negato che si occupasse del comune d'Avellino. Quando è comparsa la notizia che con i consiglieri regionali
si erano occupati di che perché lui dice no, ma hanno messo il nome mio, ma io non lo so. Fino all'ultimo, quando gli chiedo che si fa, no, io non me ne occupo. E non se ne occupava, e aveva fatto la transazione, insomma, di interessi col rinnovatore Cipriano, personaggio singolare che nella sua attività politica non ha avuto mai un pensiero per esprimere. Tanti auguri ai cittadini di Avellino. Clima infuocato nel Salernitano in questi ultimi giorni che precedono le amministrative, dopo che il caso del presunto voto di scambio politico-mafioso ha coinvolto il comune di Agropoli è finito in Parlamento con un'interrogazione di Salvini da parte dei deputati Casciano e Fasano di Forza Italia. I consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle hanno inviato una lettera al prefetto chiedendo un controllo capillare. Vediamo. Sarebbe opportuno che candidati come Franco Alfieri, il più noto re delle fritture di pesce, già capo staff di De Luca e ancora oggi suo consigliere all'agricoltura, avesse ritirato la sua candidatura a sindaco di Capaccio alla luce di un'indagine per voto di scambio politico-mafioso che lo vede coinvolto. Dichiarazione al vetriolo da parte dei consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle, Michele Cammarano e Valeria Ciarambino, che hanno inviato una lettera al prefetto di Salerno, a firma anche dei senatori del Movimento 5 Stelle Francesco Castiello e Felicia Gaudiano e della deputata Anna Bilotti. I pentastellati chiedono un controllo capillare, seggio per seggio, nelle città in cui domenica 26 maggio si svolgeranno le elezioni amministrative per contrastare possibili brogli. Pungolato dai giornalisti sull'argomento che sta infuocando questi ultimi giorni che precedono le elezioni amministrative salernitane, il presidente della regione Campania Vincenzo De Luca ha risposto ironicamente: ai 5 Stelle, i 5 Stelle siamo al tramonto. De Luca ha preferito non sbilanciarsi sulla posizione del suo braccio destro in regione, coinvolto nell'indagine per voto di scambio che ha travolto il comune cilentano di Agropoli, del quale Alfieri è stato sindaco. Sul caso sono intervenuti nelle ultime ore anche i deputati azzurri Gigi Casciello e Enzo Fasano con un'interrogazione parlamentare al ministro Salvini per chiedere lo scioglimento del comune di Agropoli, il ritiro della candidatura di Alfieri e le sue dimissioni quale delegato all'agricoltura del presidente della regione Campania De Luca. Pompei, il ritorno di Massimo Osanna, il ministro Bonisoli ha sciolto ogni riserva, riconferma il professore alla guida degli scavi, nominato anche il direttore del parco dell'Appia Antica. Alla fine l'ha spuntata Massimo Osanna, il direttore uscente del Parco Archeologico di Pompei, che è stato riconfermato alla guida degli scavi. Chiuse le selezioni e ultimati i colloqui, il MIBAC ha sciolto le riserve sulle nomine dei direttori di Pompei e di quello dell'Appia Antica. Se per il sito di Pompei la scelta del ministro Alberto Bonisoli è ricaduta sull'archeologo Massimo Osanna, per il Parco Archeologico dell'Appia Antica il direttore generale Musei Antonio Lampis ha indicato l'architetto Simone Quilici. Il manager Osanna è stato scelto tra 48 partecipanti ad una selezione internazionale, valutata da una commissione che ha indicato una rosa di nomi. Al rush finale c'erano anche Maria Paola Guidobaldi, pompeianista di fama internazionale, e Grazia Filetici, architetto del MIBAC. Il professore Osanna dell'Università Federico II ha siglato il successo grazie al lavoro realizzato nel primo mandato. È stato lui l'artefice della messa in sicurezza e della riapertura di molte aree chiuse dal terremoto dell'80. Escrementi di topi all'asilo Marco Polo di Cavalleggeri, i genitori riportano a casa i propri figli, ma il presidente della 10ª municipalità assicura la struttura sarà messa al sicuro al più presto. L'asilo nido riapre, ma ad accogliere i bambini ci sono centinaia di escrementi di topi. Questa è la terribile sorpresa che ieri gli alunni del plesso Marco Polo di Cavalleggeri hanno trovato all'interno dell'istituto. Le feci erano ovunque, dal pavimento alle culle, ai cassetti e persino tra i giocattoli. Spaventate e disorientate, le madri dei piccoli alunni hanno ritenuto opportuno riportare i propri figli a casa. Ci siamo mossi subito, ha detto il presidente della 10ª municipalità di Napoli, Diego Civitillo, per mettere in sicurezza
sicurezza la struttura al 100%. La Napoli Servizi è intervenuta con delle sanificazioni, però nella giornata di ieri abbiamo ricevuto tutte queste informazioni, soprattutto da parte della componente genitoriale di questo ritrovamento. Immediatamente ci siamo mossi, il dirigente ha investito la Napoli Servizi e quindi il dirigente della Napoli Servizi di eseguire un intervento sia all'esterno del plesso che all'interno di sanificazione che durerà per i prossimi giorni. Abbiamo posto delle esche per capire che tipologia di problema c'è e nei prossimi giorni verrà fatta una sanificazione molto molto approfondita di tutta la struttura e di tutte le suppellettili proprio per garantire al 100% la sicurezza del plesso. È allarme negli istituti scolastici del Salernitano dopo la condanna in Cassazione per la preside di una scuola di Sapri, Franca Principe. La dirigente è stata ritenuta colpevole per le lesioni colpose gravi dopo il ferimento di un allievo del suo istituto per il cedimento di un solaio. Vediamo. La Cassazione respinge il ricorso presentato dal legale della preside dell'Istituto Scolastico Salernitano Carlo Pisacane di Sapri, Franca Principe, accusata di lesioni colpose gravi dopo l'incidente avvenuto nella sua scuola nel 2011, nel quale si ferì un alunno precipitando da un terrazzino per il cedimento di un lucernaio. Confermata la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d'Appello di Potenza, che l'aveva condannata a un mese di reclusione pena sospesa con il beneficio della non menzione nel certificato penale e ad una provvisionale di 15.000 euro. La difesa ha sempre puntato sul fatto che il terrazzino non fosse nelle competenze della scuola ma della provincia. Il caso lancia fortemente l'allarme sulle responsabilità delle dirigenze. Noi dobbiamo sedurci seriamente e riflettere sulle responsabilità e sui rischi per i dirigenti scolastici in materia di sicurezza, perché le inadempienze degli enti pubblici sono sotto gli occhi di tutti. L'ANP che io rappresento a livello provinciale si sta battendo anche per le verifiche dei solai. Non possiamo rigettare sui dirigenti scolastici tutte le responsabilità in merito alla sicurezza. Io come struttura salernitana avevo già proposto un tavolo interistituzionale tra provincia, comune, cioè tutti gli attori, vigili del fuoco, tutti gli attori che collaborano con la dirigenza scolastica per far fronte alla riduzione dei rischi. Quindi il caso della collega è emblematico e potrebbe essere una vicenda che può capitare a chiunque, quindi adesso basta. Gli agenti della squadra mobile di Benevento hanno arrestato un 56enne per tentato omicidio e maltrattamenti ai danni della moglie, che in alcuni casi era costretta anche a dormire sul balcone. Vediamo il servizio. Aveva tentato di strangolare la moglie e quando la picchiava la costringeva a dormire anche sul balcone. Tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia sono le accuse contestate ad un 56enne di Benevento, arrestato dagli agenti della squadra mobile della questura sannita. Nei confronti dell'indagato un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della procura, che ha coordinato le indagini della polizia. Secondo l'accusa, da tempo l'uomo ingiuriava e malmenava la moglie che non aveva il coraggio di denunciare, costringendola in alcuni casi a dormire sul balcone di casa. Dalle indagini effettuate è emerso che in un caso l'indagato aveva tentato di strangolare la moglie, salvata solo grazie all'intervento del figlio e successivamente da una pattuglia della squadra volante. Dopo il provvedimento di allontanamento dalla vittima e dalla sua abitazione, il 56enne, sempre secondo la ricostruzione degli inquirenti, aveva iniziato a vessare la donna con continue telefonate. Comportamenti, spiega il procuratore capo di Benevento Aldo Policastro, che aveva cagionato nella donna una tale esasperazione da indurla a tentare anche il suicidio. Dichiarato in arresto, il 56enne è stato trasferito in carcere. La proposta di Piero De Luca di insignire del titolo già capitale d'Italia la città di Salerno incontra le perplessità degli storici, a cominciare dal presidente del Museo dello Sbarco alleato Nicola Oddati. Vediamo il servizio. Bene la proposta, che ha il merito di riaprire un dibattito su una fase fondamentale per la città d'Italia, ma l'idea del deputato Dem Piero De Luca di insignire Salerno anche nel gonfalone del titolo di già capitale incontra i dubbi di qualche storico. Dalla sospensione dello Statuto Albertino alla legge Bonomi del 1922, il presidente del Museo dello Sbarco di Salerno, Nicola Oddati, non manca di esprimere le sue perplessità sulla vicenda. Ma io l'ho letta e ripeto, e ho visto che
Vi sono delle imperfezioni storiche all'interno della proposta, cioè prima Guariglia non è mai stato ministro a Salerno, lo era precedentemente quando c'è il governo di Salerno, Guariglia a Roma si era rifugiato nell'ambasciata spagnola e poi la svolta l'ha operata per intero ovviamente Togliatti ma col secondo governo Badoglio. Poi su questo argomento oramai, beh, a me fa molto piacere comunque di questa proposta perché si parla di questo argomento, ma il discorso di Salerno Capitale credo sia stato superato quando in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia il Presidente della Repubblica Napolitano, anche se in ritardo, diede anche a Salerno la bandiera per le quattro capitali. È importante questa legge perché se ne parli, però ecco, è importante che se ne parli anche in modo corretto. Un master per formare professionisti capaci di valorizzare la falanghina lo istituirà l'Università del Sannio su proposta del presidente nazionale degli enologi Riccardo Cotarella. Maria Teresa De Lucia. Un master per formare professionisti capaci di valorizzare la falanghina e il Sannio. Lo istituirà l'Università degli Studi del Sannio, come annunciato questa mattina dal rettore dell'Ateneo Filippo De Rossi. Potrebbe essere questo un modo per aumentare la possibilità di accordi di programma che andrebbero comunque stretti con il Ministero, perché senza un accordo di programma noi non possiamo aumentare la nostra offerta didattica. La cominceremo a mettere in campo, vedremo con qualche attività post lauream che è più libera e quindi si può fare più facilmente. Un annuncio arrivato in occasione dell'ufficializzazione della collaborazione tra Sannio Falanghina e Università del Sannio, un progetto nato su invito del presidente dell'Associazione Enologi Italiani, Riccardo Cotarella, che si è reso disponibile a collaborare. Attraverso il vino, che è il migliore emblema, la migliore bandiera di questo territorio, iniziare a lavorare qui. I giovani di oggi sono molto portati a comunicare, grazie anche ai mezzi che ormai la scienza e l'evoluzione li mette a disposizione. Bene, comunicare al mondo quello che fanno, quello di dove sono, perché lo fanno, chi ha deciso per loro. Quindi il mondo ha sete di notizie, specialmente di territori non originariamente ritenuti e ignorantemente, ingiustamente non vocati. Quindi c'è tanto materiale per i giovani, specialmente perché si trattengono qui e sappiano raccontare questo bellissimo capitale che la natura e i loro avi gli hanno donato. L'Unisagno, ha ribadito il direttore del Dipartimento DEM, Giuseppe Marotta, metterà a disposizione del distretto del vino il supporto scientifico ed il trasferimento di conoscenze necessarie. L'arte della ceramica tra i giovani nelle scuole per rilanciare le aree interne, la sfida parte da Grotta Minarda e mira a incentivare sempre di più il turismo sul territorio. Arte, natura e paesaggio è il tema delle opere realizzate dagli studenti dell'Istituto di Istruzione Superiore di Grotta Minarda all'interno del Castello d'Aquino, manufatti che hanno visto come protagonisti gli studenti della quinta B del liceo artistico con il tutor Maria Ciriello e il maestro ceramista Gaetano Branca. Sono molto, diciamo, entusiasti, contenti di aver anche appreso che hanno queste potenzialità che possono mettere anche a frutto una volta diplomati. Abbiamo fatto un progetto su una tecnica giapponese, la ceramica Raku. Questo tipo di ceramica è una ceramica che di base, a differenza della ceramica normale, si usa l'argilla ricca di chamotte che resiste agli sbalzi termici, non so, agli shock, può stare fuori all'esterno, al gelo e tutto il resto. E l'infornata, apposta di durare 24 ore come la ceramica normale, la seconda cottura sarebbe per mettere la ceramica, dura un'oretta in un forno fatto artigianale alimentato a gas. Io personalmente mi sono dedicata a quest'opera e è diventata quasi mia perché ho voluto rappresentare un'oca e questa oca è stata realizzata con la tecnica del tornio. Infatti all'interno possiamo vedere proprio le linee della ceramica, che la ceramica è una materia viva. Ed era l'ultima notizia, il TG Termina qui, grazie di averci seguito, la linea va al TG Sport.